Ciao a tutti e bentornati in questo episodio di Corpse Party. Nell'ultima volta ci siamo lasciati che eravamo in questa stanza e quindi ripartiamo subito. Appunto avevamo litigato con Saiko e stiamo controllando Naomi, che sta appunto la sta cercando. Le parole seguenti erano scritte sulla lavagna. La tua amica è una traditrice. Verrai uccisa, corri. Magari poi vi scrivo anche la traduzione di quello che sta scritto sopra. Oddio. Oddio, raga. Ok. Non. Questo non doveva essere. Non sarebbe dovuto essere scritto qui. Non era sulla lavagna quando sono venuta qui prima con Seiko. Qualcuno deve averlo scritto recentemente, ma perché? Oddio, non l'ho letto tutto. Non sapevo se era una persona o un fantasma, ma chiunque fosse, era una cosa terribile da fare. Questo stava cominciando veramente a colpirmi. C'è qualcuno qui? Smettetela di darmi fastidio, chiunque tu sia. Non ce la faccio più. Oddio. Ok. Il mio computer ha deciso di abbandonarmi del tutto. Non sapevo neanche con chi fossi arrabbiata, ma senza dubbio lo ero. Ero sicuramente molto vicina a un punto di rottura. Sono corsa fuori dalla stanza. Neanche, oddio. Non fermandomi neanche per asciugare le lacrime dai miei occhi. Scommetto che non vuole più rientrare, vero? Sì? Ok. Mannaggia. No, mica combini. Forse niente. Non lo sapremo mai. Aspettate, scusatemi. Ho sempre quel problema dell'altra volta, cioè. Boh. Allora, è importante non rianalizzare le stesse cose. Giusto? Sì. E? Ok, niente di importante qui, quindi svegliamoci, andiamo. Andiamo, non lo so, qui intanto sarà bloccato sicuramente. Speriamo che sia bloccato perché sennò bisogna esplorare tutto, cioè. Ditemi che è bloccato, ditemi che è bloccato. Invece no, non è bloccato. Vabbè, non saliamo subito però, eh. Non saliamo subito, andiamo. Io, raga, vi giuro, non mi ricordo niente, niente. Cioè, mi ricordo la trama, però non mi ricordo niente del gameplay, non mi ricordo che bisogna fare. Mi ricordo solamente che in un capitolo, in cui si comanda Mayu, mi pare, bisogna fare delle certe cose con un determinato ordine, altrimenti non otterremo mai il finale giusto. Cioè, io la prima volta non riuscivo proprio. Infatti, qua non si può attraversare perché c'è un buco. Ok. Ma. Ok. Cioè, in quel pezzo mi sono bloccato completamente la prima volta e tipo sono dovuto andare a cercare. Aia. E sono dovuto andare a cercare un tutorial, tipo. Appena sono entrata nella stanza, ho avuto subito uno strano presentimento. Il silenzio era quasi assordante. Non c'era un singolo rumore che poteva essere udito. Questa stanza e in questa e solo solamente questa stanza era differente da qualsiasi altra. Chissà perché. C'erano dei oddio. Dei appunto degli scheletri qui e entrambi erano sbiaditi. Sembrava che fossero morti avvinghiati l'uno all'altro. Entrambi erano femmine e sembravano delle medie o delle elementari.
No, delle medie o delle superiori. È il disegno di un bambino. Molto, i colori erano molto vibranti. La bocca del soggetto era aperta e sembrava che stesse mangiando un cocomero, forse? Un'anguria. Chiamatela come. Cioè, se la chiamate anguria non mi parlate. No, sto scherzando. Anche la chiamo anguria a volte. questo è tipo il registro di classe. Ho mangiato uno studente oggi, proprio allegro. Ero affamato, quindi ho dovuto. Poi abbiamo giocato a... oddio. Sasso, carta, forbici. Non mi ricordo come si dice in italiano, raga. E ho perso. Credevo di perdere contro un adulto, ma non l'ho fatto, non ho capito. Vabbè, comunque mangiava uno studente, abbiamo capito questo. È la cosa più importante. È pieno di fazzoletti sporchi. E appunto fa vomitare. Ok. Che facciamo? Ok, salvo di nuovo. Io ho paura di far alzare troppo il darkening. Ok, allora. Andiamo qui. Cioè, io spero di non dover fare avanti e indietro seriamente perché è un po' un... Cioè, non è una rottura di palle, soltanto che si blocca, quindi quella è una rottura di palle, effettivamente. Cos'è questa luce? Non c'era nessuna luce accesa. E l'intera scuola era immersa nell'oscurità. Solamente in questa camera. Solamente in questa camera un piccolo cerchio di luce continuava a fare accendi e spegni. Sembrava quasi che si accendesse ogni volta che lo guardavo e si spegnesse ogni volta che non lo guardavo più. O forse era solamente la mia immaginazione. No! Dai. Non abbandonare il computer. Ma sembrava possibile che qualcuno potesse stesse cercando di ottenere la mia attenzione. C'è qualcuno qui? Raga, mi sta esplodendo il computer. No, fermo. Ok. Nessuna risposta. Continuavo ad essere sempre più spaventata ogni secondo che passava. All'inizio credevo che qualcuno mi stesse guardando, ma ora ero quasi certa. Mentre mi avvicinavo alla fonte della luce, diciamo, oddio, l'accendispegni si fermò e la luce si accese del tutto. Una torcia! Perché? Ok. Punto la torcia. La torcia la lascio con più altre più domande. Ovviamente la prendiamo, anche se ho sempre paura di prendere la roba nei giochi horror perché ho paura che qualcuno mi si inchiappetti poi. Forse le batterie erano scariche e questo forse era per questo che continuavo a fare accendi spegni. Oh, ok. Era quello che mi sono detta quando l'ho presa. Quando l'ho presa in mano. Niente sembrava particolarmente strano. Era solamente una... una torcia. E sembrava veramente scarica. Doveva stare attenta a non usarla troppo. Un altro cadavere. Ok, sembra il cadavere di uno studente maschio della scuola superiore. Mi sa che non mi dà i name tag, ovvero tipo i cartellini con i nomi, perché l'ho sbloccato.
Ok, intanto mi è esploso il computer, scusatemi. Cioè, non si è spenta la registrazione, per fortuna. Mi si è solo aperta una cosa che non volevo che si aprisse, perché? Ok, comunque. Stavo dicendo che i cartellini li avevo già raccolti tutti io, in caso magari ve li faccio vedere. Faccio un episodio speciale. Alla fine, credo. Vedremo. Ok. Niente di interessante. Comunque i cartellini dicono appunto tipo il nome e credo il modo in cui è morta la persona. Mi dispiace non potervi mostrare perché comunque rende tutto molto più creepy. Ci sono dei graffi sulla cattedra. Ok. Altro cartello. Ascolta i tuoi insegnanti. Morirai ora. Bene. Mi sembra più che fantastica la cosa. Ok. Andiamo qua. Ragazzi, devo andare al bagno. Seriamente, cioè, non sono Yuga, vi giuro. Devo andare al bagno. Ci sono ancora le corde del pianoforte. Ok, è riuscito a evitarlo. E bisogna tipo. Ok. Cos'è questa cosa? C'era uno strano marchingegno. Ok, ci sono attaccate le corde. Sì, questa è la fonte. Spingere la leva? Ovviamente sì. Ok, era arrugginita. Ce l'ho fatta. Le corde del piano sono sparite. Bene. C'è qualcos'altro da vedere qui? No, non credo. Quindi adesso possiamo passare dove eravamo prima, credo. Quindi niente da analizzare. Ok. Direi di. Cioè, allora abbiamo sbloccato. Oddio. Abbiamo sbloccato qualcosa, tipo il corridoio, credo. Quindi si può andare qui, giusto? Si spera. Scusatemi. Chi era? Nakashima. Ridonna in classe immediatamente. Nakashima è nome, tra parentesi. Io. Sei la prossima. Che cavolo significa? Cavolo proprio azzeccatissimo come tutto. Delle lettere. Ok, sì, questa l'abbiamo letto prima, mi pare. Giusto. Ok, non può essere aperta, quindi andiamo avanti. Dai. Vediamo, mi viene in ansia. Ok. Ok, abbiamo un altro marchingegno lì. E sì, tiriamo la leva. Ok, spingere la leva ha messo tipo una.
Oddio. Mi viene. Qualcosa di legno sul pavimento comunque. Ma ha anche rimesso i fili del pianoforte. Deve stare attento a non toccarli. Però poi adesso possiamo attraversare, non lo so. Ok. C'è una ta ecco tavola, non mi viene la parola tavola, raga. Un po' grave la cosa. Vabbè, andiamo su da questa parte direttamente. Un altro. Alla base delle scale. Alla base delle scale, che posso sadico permettercelo. È possibile usare le scale, ma quel filo del piano è affilato come un rasoio. È meglio andare piano e stare attenti. E stare attenti a non dimenticarcelo dopo. Già. Ok. Saremo direttamente da qua. Tanto non credo ci sia da esplorare nell'altra parte. Ok, oddio. Comunque l'oscurità si è alzata un sacco. Vedete tipo i cosi rossi, le striature rosse. Scusate di nuovo. L'unico modo per sbloccarlo purtroppo. Non si può entrare nel bagno dei maschi perché ci sono le tavole. Ok, non c'è modo di entrare. E andiamo finalmente nel bagno delle femmine. Dove speriamo di poter entrare, giusto? Giusto. No, 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 no. Ok. Sto per succedere qualcosa, quindi stiamo attenti che vada tutto bene qui. Ok, questa parte è molto importante. Credo che sia questa parte, eh. Ok, forse no. Mettitelo bene in testa, non ti preoccupare. Mangia, ridi, impazzisci. Lascia entrare dentro di te l'oscurità. All'improvviso ho sentito, tipo, mi sono sentita male di stomaco. Era quasi, insopportabile. Mi sentivo come se stessi dimenticando qualcosa. Qualcosa di assolutamente cruciale. Qualcosa che stavo coscienziosamente cercando di dimenticare, ma dovevo assolutamente ricordare. Strano che non si possa analizzare. Boh. Sì, mi sa che bisogna andare dall'altra parte, raga, sapete? Ok. Speriamo che non si blocchi niente, non bloccatevi, raga, vi prego. Non si deve bloccare niente. E si è bloccato, grazie. Allora, bisogna andare da questa parte, diciamo. Oddio. Successo? Non ho capito. Non si può più passare? Ah, perché mi sa che bisogna disattivare di nuovo quel. No. Non capisco. Ah, ok. C'è un cadavere qua. Basandosi sulla struttura corporea, sembra una ragazza delle scuole medie o delle superiori. Ok, ci sta appunto il coso di identità. Si vede che certi l'ho lasciati. Si chiama Matsukase. Ah no, questa è la scuola. Lei si chiama Rei Kurosawa.
Per me si è buggato qualcosa. Boh, ma mi guardo tipo, non so, un gameplay fatto da qualcuno di serio. Perché tanto comunque non mi spoilerò niente dato che so già come va a finire sta cosa. E vedo se ho fatto qualcosa di sbagliato perché probabilmente l'ho fatto. Boh. E vedo se è successo pure agli altri. Se non è successo pure agli altri, me lo rifaccio un po' da solo a sto pezzo. Penso che è una palla. Comunque, ok, niente. Siamo arrivati anche alla fine di questo episodio perché, boh, non so che fare. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Forse sarà pieno di tagli. Probabilmente sarà anche più corto del solito. Probabilmente anche questo. Mi dispiace per essermi bloccata in questo modo, però qualcosa abbiamo fatto, dai, abbiamo esplorato le camere e queste cose qua. E spero che vi sia piaciuto questo video, anche se appunto mi sono bloccata. E guarda, questa è una prova concreta che io non mi ricordo niente, non so che fare. E quindi più o meno è come rigiocarlo da capo questo gioco. E ci vediamo domani, che è domenica, con un altro episodio. Ciao a tutti!